Buongiorno a tutti. Il prolungare il periodo di lockdown per la nostra economia sta mettendo in ginocchio il nostro tessuto produttivo. Arrivano tante proposte dai vari partiti politici circa soluzioni per far fronte a questo momento di grave crisi economica. Abbiamo raccolto ai microfoni di Ok Italia Parliamo nel contributo di Massimo Ungaro, parlamentare di Italia Viva, che ci dice qual è la posizione del suo partito per garantire liquidità alle imprese. Sentiamo l'intervento di Ungaro. Buon sabato a tutte le italiane e a tutti gli italiani sparsi per l'Europa, sparsi per il mondo o in Italia. Io volevo rubarvi qualche secondo per rappresentarvi la proposta che come Italia Viva stiamo facendo al governo e ai nostri alleati di coalizione per la liquidità alle imprese, perché è fondamentale non soltanto erogare liquidità, tanta liquidità, per permettere a quelle aziende, a quelle imprese di reagire a questa devastante crisi economica che seguirà la crisi del coronavirus, ma è anche importante che la liquidità arrivi rapidamente, velocemente, senza burocrazia, senza lacci, senza bizantinismi come abbiamo visto sul sito dell'INPS solo qualche giorno fa. E la proposta nostra appunto è che lo Stato garantisca al 100% i prestiti alle imprese erogati per un ammontare pari al 20 o al 25% del loro fatturato 2019, o comunque a variabili che sono certificabili. Non vogliamo finanziare aziende zombie o comunque aziende che lavorano in nero. Per le start-up, per esempio, potremmo guardare a un quarto del loro costo del lavoro 2019. Però è importante che appunto la liquidità sia una componente verificabile, immediata, ripagabile in 100 rate a partire dal 2022 e soprattutto a tassi zero, il più basso possibile. Fondamentale che la garanzia sia al 100% e non all'80 o al 90%. Voi direte 80 o 90 è tanto, ma in realtà solo quella piccola differenza obbliga le banche a fare un'istruttoria, appunto a guardare la solidità, creditizia del soggetto, che è anche giusto che lo faccia, ma al 100% potrà farlo in maniera molto più rapida. E questa è un'idea che appunto proposta che riprende la proposta Bridge di Fabrizio Pagani dell'associazione Minima Moralia. E poi soprattutto consigliamo al governo di fare tesoro di questo, di usare questa proposta nel decreto legge che si sta prestando a scrivere, proprio in queste ore si stanno smussando i dettagli del decreto legge che dovrebbe essere licenziato proprio lunedì, il decreto legge per la liquidità, per appunto che contiene la seconda parte di misure economiche per fare fronte alla crisi. Tra l'altro proprio ieri la Commissione europea ha modificato la disciplina sugli aiuti di Stato e ha permesso agli Stati membri adesso di concedere una garanzia statale fino al 100% sui prestiti delle aziende, non più del 90%. Un'altra prova che l'Europa c'è e combatte insieme a noi questa è un'occasione di cui lo Stato e il nostro governo dovrebbe assolutamente approfittare. Grazie a Massimo Ungaro, parlamentare di Italia Viva, per il suo contributo. Arrivederci ai prossimi interventi.